sperato che questo non avvenisse, e questo potete comprenderlo, perché sul piano logico, essendo poi il sindaco e avendo il dovere di... Ma anche perché lei dice, io li faccio scendere e poi dove li metto, come mi muovo, che cosa devo fare, come mi devo regolare? Se non fanno venire soltanto dalla guardia, non ci sia l'idea di controllare... Io non ho la possibilità di controllare una situazione del genere, 1100 persone escono e vanno in giro, certo. Per carità, io mi auguro che si risolva tutto e ho anche buone notizie, però sono il sindaco di una città, ho il dovere di tutelare la salute dei miei concittadini, se c'è un'emergenza di questo genere lei comprende che sapere che scendono dei passeggeri senza che sia arrivato il risultato finale che ci libera da ogni preoccupazione, me questa cosa può destare allarme. Capisco che le mette una certa ansia. Senta, sindaco, facciamo così. Io spero di non vederla domani, perché significherebbe che è andato tutto bene, che l'allarme è rientrato, che no. Facciamo così. Speriamo tutti e due di non vederci. Ma se le cose dovessero andare diversamente, noi domani ci vediamo, abbiamo un appuntamento. Noi siamo ottimisti e fiduciosi. Dove mai fosse, lei sa che ha un invito aperto. Va bene? Grazie per essere stato con noi, signor Pesco. Grazie davvero. Ringrazio anche la nostra Elena Testi.